E a questa serata particolare abbiamo anche la testimonianza di istituzioni in compagnia di Lucia Drobertis, assessore regionale. Buonasera. Buonasera. Che ci dà il suo punto di vista per quanto riguarda appunto un momento così particolare, quindi l'espressione della toscanità anche in questa serata e come in moltissimi altri eventi, che è un'espressione sia di eccellenza per quanto riguarda la location dove siamo, ma anche per quanto riguarda una serie di prodotti, di esponenze, di appunto manifestanze di eccellenze del territorio. Sì, no, è importante essere vicini a chi tutti i giorni, come questi cuochi, questi ragazzi e queste ragazze, ricercano attraverso la promozione dei nostri prodotti di eccellenza, di portare in alto il nome della Toscana. Io credo che questo sia un bel esempio per dire ci siamo, le istituzioni sono vicino a voi, e lo facciamo giornalmente attraverso la promozione proprio del territorio, l'investimento che facciamo nei giovani per quanto riguarda la promozione dell'agricoltura, del prodotto tipico, della tipicità proprio, delle diversità, delle peculiarità di tanta Toscana che anche stasera qui era rappresentata. Noi siamo orgogliosi di avere tante eccellenze, non solo dal punto di vista agroalimentare, ma anche delle professionalità che in questo settore stanno emergendo e stanno rendendo grande la nostra Toscana. Siamo campioni italiani uscenti, quindi dovevamo dire il nostro in bocca al lupo. Forza ragazzi, siamo convinti che attraverso serate come queste si avvicinano anche i più giovani a una professione che potrà dire la sua nel nostro territorio, ma nell'Italia intera. Benissimo, ci sono degli obiettivi che voi regione vi state ponendo attraverso anche le richieste dal settore in particolare che stanno arrivando a voi? Sì, quello che ci viene richiesto è di essere supportati per quanto riguarda la tutela del prodotto dell'eccellenza agroalimentare. Questo credo che dobbiamo noi garantirlo, perché è vero che il cuoco è un grande cuoco se studia, se si applica, se ricerca, ma deve partire da una materia prima che è di eccellenza, e noi dobbiamo attraverso i piani del paesaggio, il riuso, il contrasto all'abusivismo che comunque anche in questo settore c'è, dobbiamo garantire la qualità. Poi ci sono tante scuole anche non solo nel nostro territorio ma in tutta la Toscana, e credo che l'abbinamento promozione del prodotto locale, attrazione turistica, passi anche attraverso una buona elaborazione del cibo. I cuochi sanno fare benissimo questo. Benissimo, e invece un ultimo argomento, il discorso invece burocrazia che spesso viene affrontato anche a livello di ristorazione. Qui bisogna trovare il giusto equilibrio tra quello che è l'attenzione per le regole, l'attenzione per la salute dei cittadini, chi invece con troppa facilità apre o chiude ristoranti o negozi. Penso alle tante ristorazioni straniere che in questo momento ci sono nel territorio. Noi dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra la protezione delle nostre tradizioni, l'apertura verso il mondo interno e questa multiculturalità anche attraverso il cibo che renderà comunque grande il paese. Benissimo, grazie mille. Grazie a voi.